Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Siamo tornati oggi su FIFA 16 e siamo nella Road to Division 1. Ok ragazzi, allora questo è il mio storico. Vedete, 7 partite rimaste, sto in divisione ovviamente 8 e vedete ho 6 punti e devo farne 12 per essere promosso e 15 per la vittoria del titolo. Io ho fatto una sconfitta che però non ho registrato, fu la prima partita, e poi 2 vittorie consecutive. Quindi oggi proverò a fare almeno, cioè cercherò di fare altre 2 vittorie per portarmi a 12 punti e quindi essere promossi. Ok ragazzi, vediamo subito come andrà la prima partita del giorno. Ok ragazzi, allora questa è la formazione del mio primo avversario. Vedete, è una formazione forte, infatti 85 di valutazione, 100 di intesa, con Benzema, Griezmann, Kroos, Sanchez, poi c'ho quello Modric, Iniesta, Pepe, ho visto Piqué, mi manca qualche altro. Comunque ragazzi, una buona formazione, molto forte, quindi dovrò impegnarmi per cercare di vincere questa partita. Vediamo come va. Attenzione che già parte forte lui, prova subito il tiro, ma la palla è fuori. Subito pallone dentro. Non so cosa abbia fatto Pjanic. Attenzione che se ne va qua. Attenzione che se ne va. Attenzione. Qua il tiro. Miracolo di Samir Handanovic. Prova con Iniesta. Oh, nessuno che fa Iniesta e traversa. Ma è incredibile ragazzi, cioè è passato da 10.000 avversari, non l'ha fermato nessuno. Pjanic, attenzione, parte Pjanic. Bruttissimo tiro, caricato troppo ragazzi. Pallone che però rimane lì e nulla da fare, quindi Bonucci, ma che cosa hai fatto? Ragazzi, non ci posso credere. Prova il gol della merda, non gli è riuscito. Però qua ha già recuperato palla lui. Ora il tiro. E c'è ancora Handanovic, ragazzi. Però Bonucci prima, scandaloso. Qua. Ma non ci posso credere. Ha sempre i contrasti a favore. È incredibile. No, vabbè, ragazzi. I contrasti sempre a favore suo. Fa ancora il tiro, il palo. È uno schifo. Dai. Che cazzo, è uno schifo, E vaffanculo, ma è uno schifo. Attenzione qua che solo il tiro, il fa... 2-1. Accorciamo subito le distanze con Freddy Guarin. Qua Freddy Guarin, bel inserimento, il tiro, 2-1. E qua sbaglia di tutto, prendi in culo, giusto così. E finisce il primo tempo. Pallone dentro. Ho visto lo scatto di Bacca. Che era da dentro ancora. Guarin dentro per Bacca. Bacca. Il tiro Bacca. E c'è il miracolo stavolta del portiere. Pallone dentro. Per Higuain. Ah, attenzione. Numero di Bacca al tiro. Brutto tiro però. E ancora Felipe Anderson dentro. Per Higuain. Che resiste alla carica. Prova il tiro ancora rimpallato. Qua Pjanic la mette dentro. Abbiamo tolto palla al tiro. Ancora il portiere. Qui pallone che rimane lì. Bacca sbaglia tutto. Ancora pallone dentro per Bacca. E il pareggio che arriva ora. E siamo al pareggio con Carlos Bacca. La partita l'ho rimessa in piedi. E vaffanculo. L'ho rimesso in piedi questa partita. Grande pressing. È difficile quella partita, ma l'ho rimessa in piedi. Non molliamo mai. Mai. Guardate qui, primo rimpallo Higuain, guardate, bellissimo scatto Bacca di esterno. Match davvero spettacolare, almeno per i tifosi. 2-2 2-2 il risultato. Se l'avversario pensava che la partita fosse già chiusa, si è sbagliato. E ora proverò a vincere, ragazzi. Devo cercare di vincere questa partita. Attenzione Higuain per Felipe Anderson. Anderson. Ancora il debito al gol. Il gol. Azione successiva 3-2. Guardate qui adesso il numero. Chi sbaglia? Rimpallo fortunato. Higuain non sbaglia. Il debito 3-2. L'abbiamo ribaltata. Salah ancora. Guardate come di Salah. Pallone ancora messo dentro. Pallone che rimane lì. Il Pipita. E se la trova lì Ter Stegen. Ancora buco centrale, Handanovic, salva tutto. Però vedo lo scatto di Bacca e allora palla dentro, verso Carlos Bacca. Bacca, non ci credo, ha sbagliato Bacca davanti al portiere, era solo.
E finisce! E finisce questa prima partita. Subito, ragazzi, al cardiopalma. Ovviamente ho dovuto sclerare come un matto. Però 3-2. Quindi andiamo a 9 punti. Quindi usciamo fuori dalla zona di retrocessione. E ora possiamo puntare con la seconda vittoria dritti al titolo. Ci mancherebbe poi solo un punto. Dunque, ragazzi, vediamo come andrà la seconda partita. Ok, ragazzi, eccoci. Nella seconda partita, questo è il nostro avversario, vedete anche lui una formazione molto simile alla nostra, anche lui una formazione italiana. Con Evra, Bonucci, che c'ho anch'io, Bacca e Guain in avanti come me, quindi stesso attacco. Poi c'è Insigne, Dybala, altri che non c'ho, però diciamo che la formazione è simile. Quindi vediamo come va questa partita contro questo prossimo avversario. E attenzione subito, subito lui, abate! Sono ancora qui! Non lo ferma nessuno. E poi al tiro Miranda devia. Ma ragazzi, era infermabile. Prova qua il tiro fuori. Attenzione qua al tiro. E ancora Andanovic. Non è dentro. Bello di Salah. Per Bacca. Che è solo Bacca. Bacca è solo. Bacca al tiro. Miracolo. Ancora rimane lì il pallone. Felipe Anderson al tiro. Ancora Buffon. Pjanic. Ancora pallone dentro. Miranda, colpo di testa che finisce sul fondo. Dentro per Guarin. Guarin è solo. Guarin è solo. No, si contrasta. Madonna, si contrastano i miei giocatori. Poi Pjanic al tiro. Ancora Buffon. Ma si erano contrastati ed ero da solo. Ero da solo. Ho ingannato anche il mio stesso compagno con la finta. Ora Pjanic dentro. Colpo di testa. Il gol. Il gol. Il gol. Il gol. Mohamed Salah, ancora lui di testa, come anche in qualche episodio prima, non dico ragazzi, lo scorso episodio, e due episodi fa, Salah aveva comunque segnato di testa e ora si è ripetuto. Finisce il primo tempo. Gol allo scadere, quindi il bug del 45esimo si conferma anche su FIFA 16. E ragazzi, eccoci giunti nel secondo tempo. Qui c'è il bug ora dell'inizio secondo tempo, nel quale lui si è fatto. Lo sta sfruttando. Ancora palla dentro. Ha sbagliato e quindi subito il tocco dentro. Attenzione, e c'è il gol. Il Pipita. Il Pipita. Il Pipita non sbaglia. Bellissimo tocchetto, ragazzi, a pallonetto. Ecco qui, guardate, ha dato lo scatto. Un grande tocco dentro. Un po' fuori causa. 2-0 per noi. Giustamente non ha nulla da perdere. Quindi è quindi la palla che... Beh, ma no, stecco, ragazzi, ha messo pausa perché magari potrebbe essere vuole distrarmi. Guardate, guardate i giochetti stupidi della gente pur di vincere. E questa cosa qui non mi è piaciuta, quindi ora ti voglio purgare per la terza volta. Questa cosa qui non la dovevi fare. Ancora qua il Pipita, guardate come lotta. Attenzione, pallone messo lì. Mette ancora pausa. Ragazzi, ok, allora il mio avversario ha quittato. Se n'è andato, io non capisco questa gente, era 2-0, stavamo giocando bene, ha quittato. Va bene ragazzi, esistono anche queste persone che quittano, quindi altri 3 punti comunque per noi incanalati. Allora, eccoci qui ragazzi, questa è la situazione, abbiamo 12 punti, promozione conquistata in divisione 7, abbiamo ancora 5 partite che ci sono rimaste da giocare e dobbiamo fare ancora 3 punti per vincere anche il titolo. Quindi abbiamo 5 match point. Nel prossimo episodio ovviamente proverò a vincere il titolo della divisione 8. Ok ragazzi, allora spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a lasciare like, commentare e condividere. Se non l'avete fatto, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, consigliatelo anche ai vostri amici. Ci vediamo al prossimo episodio della Road to Vision 1 su FIFA 16. Bella.